Arcini, buonasera a tutti, siamo a Levanto, bellissima giornata, la prova è quella del Mesco, una classica ormai d'inizio estate, siamo con un arcinio molto forte, si chiama Basilio Agnello, viene da Taranto, è un piacere conoscerti, classe 1975. Ti chiedo subito, tu sei reduce da un'esperienza bellissima che è quella del passatore. Ci puoi raccontare quali sono state le tue sensazioni? Ricordiamo un tempo di 12 ore fantastico quando sei giunto al traguardo. 12:29, alle 3:40 del mattino, una bellissima esperienza, una ultra maratona sicuramente tra le più belle al mondo. Tanta gente, tanto tifo, tanta l'organizzazione favolosa. Tanta gente, 2400 partecipanti, un bel gruppo di arcigni perché eravamo in quattro. Quattro arcigni, gli altri tre erano Fabrizio Molari, li vogliamo ricordare. Sì, Marco Moracci e Giampaolo Tonini. E con Marco Moracci fino al 65esimo, poi nella notte ci siamo persi. È stato bellissimo perché c'era tanta gente che incitava fino a notte fonda. Con le coperte, con i falò, bello, veramente una bella esperienza. Ecco, come si fa a preparare una 100 km e quanti sacrifici occorrono, visto che tra l'altro sei anche un militare, hai famiglia, hai un figlio e preparare una 100 km richiede, diciamo, un certo sacrificio. Alzarsi presto la mattina alle 5 del mattino e fare tanti chilometri, venerdì, sabato e domenica, lunghi ravvicinati e niente, poi una preparazione che ormai è partita con la maratona di Firenze, poi la maratona di Milano e vabbè, l'anno scorso la Pistoia a Betone. Ricordiamo sì. Anche i tempi di Basilio perché c'ha un ottimo 1:37 nella mezza e sei andato sul 3:43 nella maratona, sì. Quindi voglio dire sono dei tempi di assoluto valore. Ricordiamo poi che hai anche, diciamo, affrontato una Pistoia a Betone che ha un'altra 50 km. Praticamente sei un corridore, un runner completo. Quali sono, visto che siamo a metà stagione e comunque hai affrontato le sfide importanti, quali sono i tuoi obiettivi da qui a dicembre? Con Giampaolo e Marco siamo già iscritti alla Pistoia a Betone il 29 giugno, quindi e Michele Fiscini, un nuovo arcigno. Quindi già siamo in quattro iscritti al 29 giugno alla Pistoia Betone. E poi a ottobre-novembre facciamo Venezia, molto ovviamente Venezia. Quindi un crescendo da qui alla fine. Sì. Ecco, hai un atleta di riferimento, un campione a cui ti ispiri o corri per il puro piacere di correre senza nessun modello che non sia Basilio Agnello? Ho sempre corso per il puro piacere, ho conosciuto, diciamo, le gare così, il podismo vero e proprio qui alla Spezia con voi, con gli arcini. Io corro perché faccio apnea, pesca subacquea e quindi ho iniziato a correre qui con voi, con il gruppo, col gruppo dei poeti. E ricordiamo che tra l'altro provieni da Taranto e che poi il prossimo anno comunque dovrai ritornare alla tua terra, però rimarrà per sempre questa bellissima esperienza senza dubbio. In giallo nero. Quindi facciamo un grosso in bocca al lupo a Basilio Agnello e per questa sfida di Punta Mesco e di nuovo complimenti. Arcigni.